Arriva a Taranto il Newport News, una delle più moderne unità della flotta statunitense. Ha issato la nostra bandiera. Dai suoi cannoni partono le salve di saluto. L'incrociatore è munito di elicottero, occhio delle navi, che si alza come a salutare la rada col suo sguardo. Sul Newport News, l'ammiraglio Girosi, comandante della nostra flotta, saluta l'ammiraglio Ballantyne. Rassegna il picchetto d'onore di Marines, un vero presentatarm a uomini singoli. Ciascuno mostra anche il caricatore. Sugli alberi le antenne del radar, sovrasensibile orecchio delle navi. Subito dopo l'ammiraglia Ballantyne restituirà sull'Aquilio la visita di Girosi. Adesso tocca alla nostra corazzata di issare la bandiera degli Stati Uniti. Reciprocità perfetta, simbolo di leale amicizia. È il saluto di Ballantyne prima di lasciare chiamato a nuovo incarico il comando della flotta americana del Mediterraneo. Le acque di Taranto aggiungono i loro salve di luce in onore dell'amico che si accomiata.